oggi salto fuori a sorpresa come un coniglio dalla tana. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi di giovedì, stranamente di giovedì anziché di venerdì. Eh sì, perché ho qualcosa da dirvi e ovviamente dopo vi lascio un tutorial, ci mancherebbe altro. Ho da dirvi che oggi, giovedì 22 marzo 2018, alle ore 13:50 su TV 2000, in seno alla trasmissione Siamo Noi, Ombrettina Vostra sarà ospite, quindi vi aspetto tutti ragazzi per fare il tifo per me, per partecipare con me alla trasmissione. Venitemi a trovare sulla pagina Facebook di TV 2000, lasciate tanti messaggi, i vostri commenti, ditemi come sono andata, ditemi se vi sono piaciuta, insomma fate il tifo per me, fate il tifo per Arte per te. Oggi tra l'altro è un giorno speciale perché finalmente potrò citare il canale in TV, non era mai successo prima, quindi per la prima volta Arte per te, non soltanto io e tutti noi siamo in TV e devo dire che l'emozione è enorme, anche perché TV 2000 è una rete molto importante, quindi sono veramente onorata di essere stata invitata. Credo che sarò in seno al primo blocco, quindi alle 13:50 tutti davanti alla TV. Adesso però torniamo a noi, torniamo ad Arte per te, quello qui su YouTube, casa nostra insomma. Oggi un tutorial veramente veramente carino, prepareremo insieme dei segnaposto barra bigliettino per Pasqua a forma di coniglietto con la tecnica dell'origami e un po' di decorazione di brush lettering. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Ed ecco l'occorrente per preparare i nostri bigliettini segnaposto per Pasqua. Allora cominciamo subito, innanzitutto un cutter, dei fogli di carta A4, normalissimi fogli per fotocopie, potete usarli bianchi o colorati come meglio preferite, io ne ho uno ed uno così che vi faccio vedere le diverse varianti, uno per ogni coniglietto, una base da taglio e poi un colore rosato bello forte, potete usare o la mina temperata di una matita oppure semplicemente vi fate prestare da mamma o se siete voi a farli prendete un vostro blush ed utilizzatelo per questo scopo. In più vi servirà una penna nera che può essere o una penna tipo tratto pen o una penna Bic comune, io invece utilizzerò questo brush pen della Pentel che è proprio giapponese, serve proprio per la scrittura giapponese, quindi trattandosi di origami mi sembrava proprio l'ideale. Cominciamo subito. Prendiamo un foglio A4 e ricaviamone un quadrato accostando il margine corto al margine lungo, così. Quindi col tagliabalsa tiriamo via l'eccesso di foglio. Voilà! Quello che avremo alla fine sarà un quadrato di carta. Lasciamolo piegato così come si trova, in maniera romboidale, e facciamo una piega che sia di almeno un paio di centimetri, così, a mo' di barchetta, come dicono i bambini con cui l'ho fatto. Non è necessario prendere nessuna misura, se viene un po' più alto da una parte e un po' più basso dall'altro, non importa. Adesso prendiamo quest'angolo e facciamo in modo che questo angolo inferiore, l'angolo inferiore, combaci con l'angolo al vertice. Quindi prendiamo, giriamo facendo questo movimento, voilà, e l'angolo inferiore portiamolo combaciante al vertice, quindi pressiamo. Facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte, l'angolo inferiore lo voltiamo e lo facciamo combaciare con il vertice. Io lo prendo da sopra e lo giro così portandolo sul vertice. I due lati si accavalleranno leggermente, così. Adesso
pieghiamo un triangolino sotto, anche qui non deve essere una grande porzione, un 2,5 cm. Il lavoro è più o meno fatto. Adesso giro e questa è la facciotta del mio coniglio che decorerò con la penna. Qui potete proprio sbizzarrirvi e seguire la vostra creatività. Io faccio un occhietto divertente, un fratello impertinente, il nasino con la X e i baffettini birichini. Ok, fatto questo, prendo un foglietto e il temperino, grattugio un pochino di mina della mia matita, così orientandola un po' obliquamente, grattugio solo la mina, quindi la prelevo col dito e coloro le guanciotte paffutelle del mio coniglietto. E voilà! Il corpo del biglietto è bello, è pronto. Guardate che carino, non è troppo bellino? Ora qua sotto potete scrivere il nome del commensale, ma io ho un'idea migliore. Prendiamo un post-it, un foglietto che abbia le stesse dimensioni del quadrato con cui è formato il nostro coniglietto, quindi facciamo una piega in fondo un po' più bassa di quella del coniglietto. Abbiamo per esempio fatto una piega da 2,5 cm sul coniglietto, qui facciamola così, più bassina, vi faccio vedere. Ecco qua, qui possiamo scrivere un biglietto, possiamo mandare un messaggio augurale e qui sul lato magari scrivere il nome del commensale. Come sempre la mia fantasia in fatto di nomi è alquanto limitata. Inserisco tra le orecchie e il viso il bigliettino, voilà, quello che ne viene fuori è un coniglietto segnaposto con messaggio augurale. Quindi poi voi scrivete quello che volete. A chi mi chiede perché lo scrivo in inglese, perché la brush lettering arriva proprio dall'America e quindi non tradisco il genere, ma potete scrivere tranquillamente buona Pasqua, lo faccio semplicemente per una coerenza nei video, ma ovviamente si può scrivere buona Pasqua. Ed ecco qui il nostro coniglietto segnaposto bigliettino per una Pasqua molto molto carina. Ora faccio anche quell'azzurro per farvi vedere un po' la variante. Voi decidete il colore della vostra Pasqua e create un esercito di coniglietti. Io quest'anno ne ho fatti più di 600. Ora faccio quello azzurro con voi, poi vi lascio alle foto e quindi ci vediamo dopo.
Bene, anche il coniglietto azzurro con variante gote con blush è pronto. Ho variato anche i tratti somatici per renderli tutti un po' differenti. Potreste sbizzarrirvi anche a fare le caricature. Vediamo se riconoscete chi è questo. Bene, bene. Ad ognuno il suo coniglio. Vi lascio dopo le foto e noi ci vediamo dopo. Buona Pasqua! Conigli, sarà bellissima la nostra tavola con tutti questi coniglietti saltellanti da un posto all'altro. Sarà un modo carino anche magari per conservare una banconota se vogliamo fare un regalo un pochettino più speciale per un nipotino magari, oppure semplicemente, come giusto che sia, un semplice messaggio d'amore o d'amicizia all'interno di un coniglietto teneroso. Mi raccomando, divertitevi anche a fare le caricature come quella che vi ho fatto vedere nel video. Insomma, avete indovinato chi era quel coniglio? Scrivetemelo qua sotto tra i commenti se l'avete riconosciuto. Noi ci vediamo innanzitutto oggi alle 13.50 su Siamo Noi di TV2000, quindi TV2000 Siamo Noi, ci sarò io che vi saluto, ciao ciao, spero di potervi salutare. Per tutti, in pratica è il canale 28 del digitale terrestre. Se questo video vi è piaciuto e se la notizia l'avete gradita, saltellatemi un bel pollice in su e soprattutto condividete questo video sulle vostre pagine Facebook. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, ci vediamo la prossima volta, ciao, sono emozionatissima!